Qualche giorno fa ho pubblicato questa foto su Instagram. Oggi vi spiegherò molto velocemente come realizzare una foto del genere, o comunque una foto simile. Questa è la prima volta che faccio un video del genere e partiamo dal fatto che ho deciso di portare sul canale contenuti che mi piacciono e su cui ci spendo comunque del tempo ed eliminare alcune cose che assolutamente non fanno per me. Per farvi un rapidissimo esempio, i video in cui cucino, confusionali, noiosi, non fanno per me. Ok, questa era una brevissima premessa iniziale, quindi come si crea questa foto? Realizzare questa foto è semplicissimo ed impiega davvero pochissimo tempo, servono semplicemente 2-3 comandi. Mi interessa anche il fatto di far vedere cose che effettivamente sono semplici, che tutti tranquillamente riescono a fare. Non sono assolutamente qua per farvi il mega tutorial noioso, prendete quel comando là, schiacciate di là, fate quello, fate l'altro, non sono qua per quello. Chiamiamoli dei mini video tutorial in cui non servono particolari competenze. Innanzitutto per fare questa foto bisogna semplicemente capire come funziona. È molto semplice, noi facciamo vedere in alcuni punti cosa ci sarebbe se non ci fossimo noi. In sostanza è come se fossimo invisibili. È molto importante però stabilire dei confini. In questo caso io ho utilizzato due rami. Se non si stabiliscono dei confini si rischia che la foto esca una schifezza. Una volta capito questo semplicissimo meccanismo si possono anche fare foto diverse. Per esempio questa è un'altra foto che ho postato io su Instagram in cui ho utilizzato lo stesso identico meccanismo. Prima di fiondarsi e fare foto totalmente a caso bisogna avere già in mente cosa si vuole fare. Nel mio caso io volevo utilizzare due rami, quindi mi sono trovato un posto che più o meno andasse bene con lo stile di foto che volevo realizzare. Una location diciamo boschiva più o meno. Allora, questa qua dietro è la location, adesso devo solo trovare due rami che ci serviranno appunto per la nostra foto. In pratica cosa bisogna fare? Bisogna scattare due semplicissime foto, una con il soggetto della foto ed una senza. Questo è principalmente quello che bisogna fare, semplice no? La cosa più importante è cercare di scattare dalla stessa identica posizione e stare il più fermi possibili. Nel mio caso mi sono portato dietro un cavalletto appunto per avere la massima stabilità, poi se c'è un piccolissimo errore umano sono cose veramente rimediabili. Non è assolutamente indispensabile avere un treppiedi. Bene, ora abbiamo le nostre due foto. Per editarle io utilizzo Photoshop, però anche se non avete Photoshop non spaventatevi, si può benissimo utilizzare tantissima altra roba. Anche app che ci sono sul telefono, so che con Pixar si può benissimo fare questa cosa. Basta che ci sia la funzione gomma e la possibilità di lavorare su più livelli. Ok, allora, semplicemente si prendono le due foto, diminuiamo l'opacità di una giusto per sovrapporle bene bene. In questo caso ho utilizzato un cavalletto, ma un piccolissimo errore c'è. Le si sovrappone alla meglio, magari prendendo un punto fisso, e poi semplicemente con lo strumento gomma si cancella quello che non ci serve. La foto sotto chiaramente sarà quella senza di noi. Una volta cancellato tutto bene bene bene, la foto è pronta. Poi chiaramente ognuno se la modifica un po' come vuole, in questo caso io ho aumentato saturazione, ho giocato un po' con le luci, un po' con i colori. Insomma, su queste cose ci smanetto anche io parecchio finché non trovo in sostanza la combinazione giusta. E voilà, pronta per essere pubblicata su Instagram.